Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ebbene sì, sono entrata anch'io nella fase della maggiore età. Per questo giorno, così importante per me, ho deciso di farmi conoscere meglio ed esprimere ciò che spesso mi tengo dentro, ovvero le mie emozioni. Chi non mi conosce penserà che sono una persona fredda a cui non importa niente di nessuno se non di se stessa. Ma la verità è che sono davvero poche le persone di cui mi importa davvero. E se fai parte di questa cerchia ristretta devi considerarti fortunato, perché ciò vuol dire che a te ci tengo davvero. Come tutti, nella mia vita ne ho passate tante, ma ho sempre trovato la forza di rialzarmi ed andare avanti. Negli ultimi anni ho capito che la miglior cosa che io possa fare durante la mia vita è godermi ogni istante, perché il tempo non torna indietro, è un'esperienza perduta e per sempre. Infatti da un po' di tempo a questa parte ho un motto, che ormai è diventato più uno stile di vita, ed è Die with memories, not dreams, che significa muori con i ricordi e non con i sogni. Soprattutto in quest'ultimo periodo sto provando a sperimentare nuove emozioni e fare diverse esperienze. Per molti potrebbe sembrare una cosa scontata e stupida, ma a marzo ho fatto il mio primo viaggio in aereo e sono andata in una città che non avevo mai visto prima, ovvero Barcellona. Oh sì, Barcellona, attenzione! La signora è un'opera. Ok, fantastico. Ci siamo. Quei 4 giorni sono stati per me un'esperienza indelebile, che resterà nella mia mente e nel mio cuore per sempre. Ciò che voglio dire con tutto questo discorso è che semplicemente voglio farvi capire che forse sarebbe ora di usare il vostro tempo per vivere davvero e non starvene chiusi in casa tutto il tempo. Detto questo, sì, ora sono maggiorenne e sento che le mie responsabilità sono davvero mie. Sicuramente tutto ciò mi porterà a riflettere di più prima di prendere qualsiasi decisione, perché qualunque cosa potrebbe cambiare il mio futuro. La mia priorità al momento è ottenere la patente e finire le superiori, ma nel frattempo continuerò a godermi ogni momento e farò di tutto per realizzare i miei sogni, perché diciamoci la verità, se vogliamo davvero una cosa, un modo lo troviamo.